Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi finalmente nuovo calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury. Ragazzi, come sapete, mi sono appassionata ai calendari dell'avvento, particolarmente quest'anno, e quindi vi sto facendo un sacco di unboxing e non vedevo l'ora. Ta-ta-ra, di spacchettare con voi anche il calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury, di cui ho sentito parlare tantissimo. E mi avete chiesto anche voi di spacchettarlo, perché ormai, visto che avete visto che mi sono intrippata un sacco con i calendari dell'avvento beauty, mi stanno arrivando anche un sacco di richieste. Sto ancora cercando di recuperare quello di Chanel, non mi sono dimenticata, ma appunto sono riuscita intanto ad accaparrarmi questo di Charlotte Tilbury, che appunto di cui si parla appunto tantissimo e che a quanto ho sentito è pazzesco e contiene anche alcune delle mie shade preferite. Come sapete, il brand Charlotte Tilbury si trova da Sephora e proprio Sephora.it è tra i tantissimi siti che potete utilizzare per avere il cashback, cioè parte dei soldi che avete speso indietro, vi tornano indietro con Leti Shops. Già vi ho parlato di Leti Shops l'anno scorso e siete tutti impazziti. È praticamente un sito che ti permette gratuitamente di avere indietro parte di quello che spendi su siti come Sephora, ASOS, Douglas, Kiko, AliExpress, Bottega Verde, Lookfantastic. Sono più di 3000, sono tutti siti che anch'io personalmente, anche tipo Zooplus, utilizzo di più. È facilissimo, basta iscriversi gratuitamente sul sito Leti Shops oppure scaricare l'app sempre gratuita, selezionare il negozio dal quale volete fare gli acquisti e verrete reindirizzati automaticamente, e poi fate i vostri acquisti come al solito. Fate sempre attenzione che ci sia l'icona verde attiva di Leti Shops in alto sull'app o sul browser. Poi al checkout, subito dopo che avete effettuato il pagamento, parte di quella somma vi viene restituita sul vostro account Leti Shops. E una volta che sono sull'account Leti Shops, potete spedirveli sul vostro conto in banca, su PayPal, insomma, vi ritorna proprio indietro parte di quello che spendete. Vi arrivano indietro soldi reali, ecco, non buoni sconto o buoni spesa o robe del genere. Vi lascerò il link al sito Leti Shops qua sotto nel box informazioni. È tutto molto semplice, veramente non c'è praticamente nulla da capire, ma se avete qualsiasi domanda lasciatemele pure qua sotto nei commenti. E adesso è arrivato finalmente il momento di spacchettare questa meraviglia. Vi faccio vedere per bene tutto il pacchetto, che è parecchio pesantino, ragazzi. La scatola non è gigantesca, ma è parecchio pesantuccia. Allora, togliamo intanto lo scatolone, cioè la scatola di carta. No, vabbè, bellissimo, oddio! Dovrei aprirlo da sotto in modo da non rovesciare il tutto. Sto facendo un disastro. Sono l'unica che quando spacchetta roba strappa sempre tutto. Io vedo sempre tutti che stanno super attenti, io invece strappo. Io non tolgo baby, io strappo. Ok, riferimenti a TikTok. Ok, ragazzi, questo è il calendario dell'avvento. Ragazzi, mi sono innamorata, non mi sarei mai aspettata che fosse così bello. Addirittura con tutti questi cassetti con le manopoline fatte, cioè ovviamente sarà plastica, ok? Però sono veramente fatte benissimo, sono troppo troppo carini. Ce ne sono solo 12 di caselle, quindi questo è un po' deludente, perché come sapete mi piacciono i calendari dell'avvento che di caselle, come quelli originali, ne hanno 24 o 25, diciamo. Ecco, la 25esima dovrebbe essere la più grande, la sorpresa più bella per quanto mi riguarda. Quindi non apprezzo tantissimo i calendari dell'avvento dimezzati, però va molto di moda farli così. Ho notato, abbiamo notato anche meno in realtà di 12. Ok, c'è una parte superiore con questo gel solito che non si è mai capito cosa serve, penso per l'umidità. Sì, c'è questo scomparto sopra che è vuoto praticamente e penso che sia fatto, insomma, ovviamente per andare a metterci i prodottini. Insomma, molto carina questa cosa, devo dire, che poi questa box ti rimane perché appunto è fatta molto molto bene, bella rigida. Naturalmente è fatta in cartone, però è molto molto carina. E il fatto che abbiano messo anche questo scomparto porta prodotti o si può trasformare in un bellissimo portagioielli, ecco, questa cosa mi piace molto. Allora, stavo vedendo se questi cassetti
effetti sono in qualche modo numerati, ma assolutamente no, a meno che io non sia completamente cieca, non vedo nessun numero che possa indicarmi come dovrei andare ad aprirli, cioè da quale dovrei iniziare. Quindi direi di andare completamente a random, iniziando dal primo in alto a sinistra. Beh, wow, è gigantesco, cioè non me l'aspettavo così grande, devo dire la verità. Inferno. Allora, ok, c'è questa scartina di protezione. E all'interno, ok, per questo cassetto gigantesco, aspettavo una cosina più grande. Prima cosina che abbiamo trovato è la Multi Miracle Glow. È un detergente, maschera e balsamo. Sì, effettivamente un prodotto molto particolare perché si può utilizzare sia come detergente andando ovviamente a detergere la pelle e poi risciacquare, oppure si può utilizzare come maschera lasciandolo agire sulla pelle addirittura anche tutta la notte. Quindi sì, davvero interessante questo Multi Miracle Glow. Fatemi sapere se l'avete provato, come vi ci trovate, perché quando trovo prodotti multifunzioni così sono sempre un po' scettica, ma a volte sono effettivamente fantastici. Secondo cassetto, ragazzi, proviamo. Questo è sicuramente un mini size, direi. E questo è il Magic Serum Crystal Elixir. È un siero anti-age e all'interno troviamo 8 millilitri, veramente piccolino piccolino. Proseguiamo, terza casella, ragazzi. Mi dispiace troppo che non ci siano i numeri, però sta cosa, cioè, mi tolgono tutto il divertimento dei calendari dell'avvento. Perché lo fate? Magari poi viene fuori che i numeri c'erano e io non li ho visti. Roba che succede nei miei video, tipo c'è, cioè, robe palesi che ho davanti agli occhi, ma io tipo non me ne rendo conto, e poi lo vedo solo tipo nel montaggio. Terzo prodotto che troviamo nel nostro calendario dell'avvento è la Beauty Light Wand. Molto carino il pack, tutto metallico, oro rosa, e il prodotto si presenta con questa spugnettina. Riescono a distribuire bene il prodotto senza andare a rovinare il trucco sotto. Questo è lo swatch, è un illuminante in crema rosato, parecchio chiaro, devo dire molto molto bello. Quarto cassetto, anche questo mi sembra gigantesco. Veramente, cioè, non mi aspettavo che fossero così grandi. E vediamo, vediamo che cosa si nasconde. Altro prodottino skincare. Questa è la Goddess Skin Clay Mask, quindi una maschera all'argilla, presumo studiata per pelli miste, grasse. Di solito l'argilla tende appunto a seccare la pelle, quindi è più indicata per le pelli miste, grasse. Sì, questa è anche illuminante, riduce l'aspetto dei pori, delle rughette. Non so, interessante sapere che tipo di argilla in particolare. Io mi trovo particolarmente bene con le maschere all'argilla rosa, ma non con quelle all'argilla, quella classica, insomma. Quindi appunto di solito l'argilla rosa è un pochino più delicata sulla mia pelle, la preferisco, però interessante anche questo piccolino, devo dire, come prodotto ci sono 15 millilitri. Quinta casella, anche questa bella grande, ma ormai ho capito che non vuol dire niente perché poi magari c'è un piccolissimo mini size. Esattamente, anche questo è un mini size. Peccato però perché non voglio essere sempre la criticona, ok? Cerco sempre di dire sia le cose positive che le cose negative, cioè sia i pro e i contro di tutti i prodotti che testiamo, eccetera. Però con una casella così grande, ragazzi, cioè, poteva tranquillamente starci un mascara full size, invece c'è il mascara mini size. È il Legendary Lashes Volume 2. Non conosco questo mascara. Se l'avete provato, fatemi sapere com'è. Spero che non sbavi, perché è un problema che ho ultimamente con i mascara, cioè appena sudo un pochino mi ritrovo tutta la linea nera qua sotto e poi anche sotto il sopracciglio, perché adesso con le ciglia lunghissime tendono appunto a toccare il sopracciglio, e se ho un mascara che sbava mi lasciano tutti i puntini bellissimi, orrendi. Questo comunque è il mascara,
mini, piccolino, e questo è lo scovolino. Lo scovolino nei mini size è sempre della stessa grandezza del full size, l'unica cosa che cambia è appunto la quantità effettiva di prodotto all'interno. Siamo già alla casella numero 6, vediamo che cosa si nasconde qui dentro. Altro prodotto skincare, vorrei ci fossero più trucchi in questo calendario dell'avvento. Questa è la Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. No, in realtà quindi è un primer, quindi è più un prodotto make-up che skincare, diciamo, forse una via di mezzo. E anche questa riduce l'aspetto di rughette, imperfezioni ed è un primer glow, quindi illuminante. Penso che sia forse più adatto alle pelli da normali a secche piuttosto che per la mia pelle che è mista. Dove c'è la parola glow, io tendo a appunto evitare, quindi lo utilizzerò solo nelle giornate in cui ho veramente la pelle secca, quando farà tanto 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 freddo. Poi casella numero 7, cioè ci siamo già alla numero 7, vabbè, altra casella gigantesca e altro prodotto. No, questo è un prodotto make-up e vi prego, ditemi che la tonalità è Pillow Talk. Sì, ragazzi, grazie. La tonalità è Pillow Talk e questo è. No, non conosco, cioè, conosco la tonalità perché ho la matita labbra e il rossetto Pillow Talk che io adoro, cioè è il rosa perfetto, perfetto per me, ma non conosco il matitone. Non c'è scritto se è per le labbra oppure se è un ombretto. Ma è in realtà molto molto metallizzato. Come tonalità forse si ricorda il rossetto Pillow Talk, però quello è satinato, questo è decisamente decisamente metallizzato. Questo però penso che sia finalmente un full size. Casella numero 8. Ragazzi, vediamo che cosa c'è qui all'interno. Io sto ancora aspettando di trovare il rossetto, che è il mio preferito, cioè almeno un mini size del rossetto Pillow Talk me lo dovete dare. E questa invece è la, no, questo è un eyeliner, Walk of No Shame Eyeliner, è un, anche questo un mini size sicuramente. Molto carino come eyeliner, è un marrone molto caldo come sottotono, quindi va a risaltare tantissimo gli occhi chiari, gli occhi verdi. Eccovi qui lo swatch. Personalmente non uso tantissimo questo colore come eyeliner, però devo dire molto molto bello, scrive molto bene, molto morbido. Casella numero 9, ragazzi, ci stiamo purtroppo già avvicinando alla fine. Speriamo che qui ci sia, e c'è ragazzi, e c'è ed è un full size, vediamo la tonalità. Non so perché sto sperando di trovare il Pillow Talk che ne ho tipo due, cioè vabbè uno lo sto finendo però ho già l'altro. E questo ragazzi, sì, è il Pillow Talk, ma è in tonalità 2 medium. Avevo sentito che avevano fatto più tonalità del Pillow Talk e devo un attimo assolutamente confrontarlo con quello che ho io per vedere se è lo stesso. Questo è il mio rossetto Pillow Talk, dove effettivamente sotto il nome non c'è scritto nulla. Qui appunto invece c'è scritto medium, quindi secondo me i colori non sono uguali. Vediamo. Sì, effettivamente dallo stick mi sembra più scuro questo. Decisamente, decisamente più scuro. Entrambi full size. E questo sì, lo sto finendo. Amo, amo, amo questo colore. Sì, ragazzi, decisamente due rossetti completamente diversi. Questo è il rossetto Pillow Talk che indosso io solitamente, che adoro, e questo è il Pillow Talk Medium che abbiamo trovato oggi nel nostro calendario. Completamente diversi, questo sembra quasi traslucido se lo confronto con questo che è molto ricco, molto opaco, e sono decisamente diversi anche come tonalità, perché questo è molto più scuro. Sicuramente se sentite rumori strani sono i soliti aerei, che tutti gli aerei che atterrano ad Amsterdam passano tipo sopra casa mia, e sicuramente lo utilizzerò, mi ispira naturalmente molto, perché comunque come tonalità sottotono è molto simile all'altro, però sicuramente è un colore più impegnativo e sulla mia carnagione è decisamente un colore più invernale, perché
So che vi può sembrare tipo nude, però su di me vi garantisco che viene fuori un colore marrone scuro sulla mia carnagione, però comunque molto 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 bello. E ho sentito, una mia amica mi raccontava che su di lei, che ha una carnagione un pochino più scura della mia e più giallina come sottotono, più caldo come sottotono, mentre io ho un sottotono più freddo, mi diceva appunto che si trova molto meglio con questo, mentre appunto chi ha un sottotono più freddo e una pelle più chiara si trova meglio con l'altro. Quindi fatemi sapere se avete provato anche voi il Pillow Talk anche in questa tonalità medium, con quale vi trovate meglio. Penso che questo l'abbiano fatto di recente. Poi, casella numero 10, non ci posso credere, siamo già alla 10, per questo non sopporto, io ne devo avere 25, ragazzi, cioè non si può iniziare un calendario dell'avvento a metà dicembre, come si fa? Comunque, altra matita, anche questa decisamente in mini size, e il colore anche qui è Pillow Talk, però numero 2 medium, quindi sicuramente si abbina perfettamente al nostro rossetto. Ecco qui vi ho swatchato la matita con accanto il rossetto, stanno naturalmente benissimo insieme, è la stessa identica tonalità e amo le matite Charlotte Tilbury. Io a volte le uso come rossetti perché sono super cremose, super morbide, no transfer. Spesso mi chiedete quale rossetto indosso, in realtà non è un rossetto ma è la matita Pillow Talk. A volte uso il rossetto, a volte uso la matita e l'amo. L'unica cosa è che se devo averla per tante ore, ogni tanto devo un pochino metterci un po' di burro cacao, perché ovviamente non è cremosa quanto un rossetto, però sì, queste matite sono fantastiche. Penultima casella, la numero 11, andiamo ad aprire questa piccolina, così l'ultima ci rimane quella grande. Vediamo, qui sembra che sia abbastanza piena. Allora, c'è un prodotto, sì, un prodotto, anche questo mi sa, sono piena di queste carte ovunque, anche questo mi sa che è un mini size, questa è la Charlotte's Magic Cream ed è un idratante per il viso. So che è molto conosciuta questa crema, personalmente non l'ho mai provata, ma se la conoscete fatemi sapere. Sempre molto carino, devo dire, il packaging di Charlotte Tilbury, mi piace un sacco. E ragazzi, ci siamo, siamo già arrivati all'ultima casella, purtroppo. Andiamo a vedere che cosa c'è, anche se non è assolutamente l'ultima casella, quindi io sono andata un po' a caso, ma vediamo. Beh, qui c'è effettivamente, mi sembra un full size. Questo è l'Airbrush Flawless Setting Spray. Non ho mai provato il setting spray di Charlotte Tilbury. Controllato online ed effettivamente il full size sono 100 ml, più del doppio di questo, quindi non è assolutamente un full size, però devo dire che non è male, secondo me, come prodotto. Non è neanche un mini size, direi che è tipo una via di mezzo. Questo è il prodotto. Questo è il pack, fatemi sapere se lo avete già provato, se è valido oppure no. E questi sono tutti e 12 i prodotti che abbiamo trovato all'interno del nostro calendario dell'avvento, ragazzi. Eccoli qua. Quindi, mia family, abbiamo spacchettato tutto. Questo era il nostro calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury. Spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate. Per quanto mi riguarda, avrei sperato di trovare qualche prodottino di make-up in più, ma forse solo io, insomma, poi va molto a gusti, ma sono curiosa di sapere, come sempre in tutti questi video dei calendari dell'avvento, che cosa ne pensate voi, se siete interessati ad acquistarlo oppure no. Scrivetemi tutto nei commenti, io vi mando un bacio enorme, come al solito mi avvicino, anzi vi avvicino e vi abbraccio forte, forte, forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.